Sì, io incontro importanti lunedì a Roma, parleremo di varie questioni della città e anche di Bagnoli, non c'è dubbio, perché c'è uno stallo che a noi non con piace. Il governo dopo quello strappo di dicembre. Ma io dialogo sempre col governo, io sono un uomo del dialogo, quindi ho sempre dialogato, anche nei momenti più difficili. Questo non significa che c'è un'intesa o c'è un accordo, c'è un disgelo politico, c'è il dialogo che le istituzioni devono avere. Là è molto chiaro il confine che noi abbiamo tracciato, quindi non si può andare avanti col commissariamento e non si può andare avanti con l'articolo 33 dello sblocca Italia, questo è evidente, con quel tipo di via non si va da nessuna parte. Se invece si individua un percorso istituzionalmente corretto nei parametri della Costituzione e della democrazia, è chiaro che il dialogo può fare passi in avanti importanti. È chiaro che Bagnoli non se n'è dimenticato, anche perché lo ricordiamo noi ogni volta come amministrazione, come città e anche come cittadini. C'è anche una manifestazione pubblica importante sabato a Bagnoli, insomma Bagnoli è di Napoli, Napoli è dei suoi concittadini, Napoli è di un consiglio comunale eletto e di un sindaco democraticamente eletto, quindi il Presidente del Consiglio sa perfettamente quali sono i parametri entro i quali si può costruire una svolta su Bagnoli, quindi questo è il punto e noi lo andiamo a ribadire portando idee, proposte e accelerazioni, cioè noi siamo pronti a superare da oggi l'immobilismo su Bagnoli che ha procurato sicuramente quella svolta autoritaria che ha rappresentato lo sblocca Italia. Per Renzi lo sblocca Italia è la ripartenza dell'Italia, secondo noi è la ripartenza secondo vecchi canoni e per noi lo sblocca Italia invece è l'inizio della costruzione di un'alternativa rispetto a quel tipo di politiche, quindi è su questo punto che bisogna intendersi. San Carlo stamattina convoco il consiglio di indirizzo, 23 febbraio. Il 23 febbraio si comincia un'avventura nuova e come ogni avventura nuova bisogna cominciarla nell'ottica di un dialogo istituzionale corretto e nell'ottica della novità, cioè si apre una pagina, per quanto mi riguarda, almeno questa è la mia posizione, totalmente nuova e quindi siamo molto carichi, molto entusiasti per portare energia nuova e mi auguro che questo spirito costruttivo e di entusiasmo e di passione sia proprio di tutti gli altri componenti del consiglio di indirizzo, quindi sono molto fiducioso che finalmente si riparte, appunto oggi pomeriggio firmerò questa convocazione. Sul mercatante siamo in attesa di rinnovare il consiglio di amministrazione, siamo in attesa della decisione del MIBAC particolarmente importante, dovrebbe arrivare a febbraio sul Teatro Nazionale, insomma al di là delle tensioni, dei problemi e di qualche opacità che ovviamente non ci appartiene e che abbiamo denunciato, c'è un'investitura, un investimento sulla cultura e sui teatri a Napoli senza precedenti, quindi siamo molto soddisfatti e credo che non tutti i mali vengono per nuocere, perché anche tutto quello che è venuto fuori in questi giorni testimonia il fatto che in questo momento storico nessuno può pensare di fare interessi privati o personalistici sulla cultura e sul teatro nella nostra città. Io non entro nel merito e nel dettaglio di una vicenda che non ci appartiene, perché non siamo noi i promotori di questo sgombero, noi siamo, come abbiamo detto stamattina, coloro i quali cercano di tendere una mano a chi ha bisogno nella nostra città. Ovviamente siamo già intervenuti per prestare la dovuta assistenza e solidarietà a chi si può trovare oggi come ieri e come domani in condizioni di difficoltà, prendiamo atto che è stata effettuata un'iniziativa così significativa e così importante senza che nessuno di noi fosse stato avvisato, per poter mettere in campo anche iniziative di assistenza. Insomma, la strada è stata bloccata, ci sono stati problemi di vario tipo, anche di tipo di assistenza, sociosanitario. Insomma, io stamattina ho chiesto almeno alle persone che ho avuto modo di contattare se qualcuno ne sapesse qualcosa, poi farò gli accertamenti anche oggi pomeriggio, noi non abbiamo saputo nulla e credo che insomma da questo punto di vista probabilmente una maggiore comunicazione in questi casi potrebbe essere utile.